Amici del football, ben ritrovati sul mio canale YouTube, sono Gabino90. Questa settimana esce un nuovo contenuto, come era successo la settimana scorsa, un nuovo format, quello di simulare in campo e non, e nello schema di gioco, le squadre del passato, del presente, degli allenatori comunque che hanno fatto la storia del calcio. Questa settimana, dopo aver fatto Simone Inzaghi della scorsa settimana dell'Inter, questa settimana faremo Johan Cruyff quando allenò l'Ajax tra gli anni 70 e gli anni 80. Partiamo subito perché vi ricordo che Cruyff fu l'inventore della difesa a 3, un 3-3-1-3, quello, anzi un 3-1-3-3, se vogliamo metterla così. Qua sulla formazione ci dà un 3-3-1-3, poi adesso vi andrò a spiegare meglio il perché di questo. Detto ciò, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e attivate la campanellina. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi contenuti. Partiamo subito dal modulo, dagli interpreti che ho messo in questo modulo. Innanzitutto l'allenatore che ho messo è Guardiola, è un possesso palla. Partiamo dal portiere, ho messo un portiere offensivo, in questo caso è Ter Stegen. Per quanto riguarda la difesa, ho messo tre incontristi, anche perché il gioco che fece Cruyff con l'Ajax era quasi tutti all'attacco, diciamo così, dalla metà campo. Si giocava prevalentemente dalla metà campo dell'avversario quando l'Ajax era in possesso di palla, quindi ho messo tre incontristi: Rudiger, Cannavaro e Albert Ferrer. Per quanto concerne il mediano, anche in quella squadra di allora fu proprio lui, Frankie Rijkaard, il mediano, il collante che agì tra difesa e centrocampo dell'Ajax dell'epoca. I due CC sono Petit e Makelele. L'altro CC, che però io ho messo trequartista, è Çalhanoğlu. Comunque dai tre giocatori, tutti e tre dai piedi buoni, comunque, e tanta tanta corsa. Per quanto riguardano i due esterni, ho messo due esterni alti alla prolifica, da una parte di Nilsson, dall'altra Almiron. Punta centrale, come ci fu all'epoca, il buon Marco Van Basten, una roccia lì da perno d'attacco dell'Ajax di quegli anni. Per quanto riguardano le individuali, ho messo ancoraggio su Rijkaard. Comunque cercheremo di non farlo muovere per vie orizzontali, o per lo più cercheremo di farlo muovere il meno possibile per vie orizzontali, visto che lui si muoveva solo in verticale tra difesa e centrocampo. Linea bassa sui due esterni di attacco, e cioè Almiron da una parte e Denilson dall'altra. Quindi i due giocatori, quando l'Ajax non sarà in possesso di palla, rientreranno per dare una mano comunque al centrocampo. Alla punta non ho messo nulla, comunque è un opportunista. Adesso però andiamo a vedere come si muoveva l'Ajax di Cruyff negli anni 70. Partiamo da noi, dalla difesa. Era un gioco comunque prevalentemente di triangolazioni, quindi qua Makelele, Çalhanoğlu, poi Rijkaard, Petit. Guardate adesso come si inserisce anche Petit per supportare l'attacco. Arriva anche Makelele fino al limite, va a calciare, poi qua la difesa recupera. Adesso vediamo, quando non siamo in possesso di palla, dovremo essere bravi comunque subito a recuperare il pallone, come fu in quella stagione, in quell'annata di Cruyff, quando perdeva palla i giocatori si buttavano verso l'avversario. Era un ging pressing, il famoso ging pressing. Ecco qua, cercavano di non far respirare comunque l'avversario e prendere subito il pallone per poi ripartire in contropiede, come in questo caso Van Basten, Makelele. Poi a destra si butta Almiron per il gol che ci consente di andare a rete.
Questo era prevalentemente il gioco di Johan Cruyff, quindi è un gioco comunque divertente, anche perché se volete provarlo ve lo consiglio, non è affatto male. Guardate qua già come recuperano palla, ma soprattutto i due esterni come rientrano a centrocampo per difendere, diciamo, quindi per dare manforto al centrocampo in fase di non possesso. Quindi triangolazioni tra i centrocampisti comunque, quindi in questo caso Rijkaard, Makelele o Calhanoglu. Adesso abbiamo perso palla, cerchiamo subito, eccolo, di riconquistarla con i difensori centrali che andavano in pressing alto e poi si ripartiva con questo tipo di giocate. Quindi ho già visto i video, non so se alcuni di voi videro video di quelle annate lì, comunque dell'Ajax di Cruyff, perché io ve lo consiglio veramente, veramente tanta, tanta roba. Ringrazio comunque l'amico Stannerjack per l'idea comunque che mi ha dato di riproporre l'Ajax di Johan Cruyff. Quindi questo è il gioco che faceva Cruyff in quell'anno. È veramente interessante perché poi vedete come si inseriscono i giocatori, poi a rimorchio ci arrivano anche i centrocampisti. Rijkaard, persa palla, va subito in pressing. Anche qua Cannavaro cerca subito di recuperare palla, non ci riusciamo perché usciamo a vuoto, però adesso l'abbiamo ripresa, quindi il gioco prevalentemente era questo, con cambi di gioco, palla lunga anche su Van Basten se in certi casi serviva, che faceva la sponda ai centrocampisti che salivano all'esterno, oppure che si inseriva fino ad arrivare al traversone in mezzo, poi per la conclusione di Van Basten o dei suoi compagni. Io ragazzi chiudo qua per questo nuovo video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Il calcio totale di Johan Cruyff. Vi do appuntamento sempre per questi contenuti alla settimana prossima, perché ci saranno ancora sorprese. Vi mando un abbraccio.